Siamo in chiusura del congresso SIO con il presidente dell'Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionisti, Carmelo Zappone. Presidente, buongiorno. Qual è il compito, insomma, che la vostra associazione di liberi professionisti si è data all'interno del congresso SIO e della Società Italiana di Otorinolaringoiatria? È una società che oramai ha più di 25 anni e diciamo ha il compito di tutelare, seguire e anche formare gli specialisti libero professionisti presenti nel territorio italiano. Sappiamo che su oltre 6.000 specialisti otorino che sono presenti sul territorio italiano, più di 3.000 sono dei libero professionisti e quindi l'esigenza è forte per quanto riguarda il trattare delle tematiche che abbiano una specificità maggiore per quanto riguarda proprio i libero professionisti e la formazione dei libero professionisti. Ecco, all'interno della SIO ieri è stato detto che la vostra associazione all'incirca rappresenta quasi 200 professionisti. Cosa proponete a chi si iscrive dal punto di vista proprio, immagino, della consulenza, di attività particolari? Allora, diciamo così, non tutti i numeri della IOLP sono rappresentati in SIO. Noi abbiamo altri associati che non sono iscritti in SIO, perché per cui i numeri sono maggiori. Al di là di questo, noi cosa ci proponiamo e quali sono i nostri programmi a medio termine? Anzitutto di privilegiare la formazione dei nostri iscritti secondo criteri un po' innovativi. A breve fonderemo, abbiamo avuto già l'approvazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, una fondazione avente l'unico scopo, quello della formazione degli specialisti, secondo nuovi criteri di competenza, e secondo questi criteri verranno scelti sia, diciamo, i docenti, sia verranno verificate le competenze al fine di ogni corso, e solo dopo l'acquisizione delle competenze noi daremo degli attestati certificati. La vostra associazione, che si affianca a quella, lo ricordiamo, degli ospedalieri e degli universitari, rappresenta appunto anche, credo, la maggior parte dei giovani, delle giovani generazioni. Quali sono i consigli che voi date per affrontare le difficoltà di una libera professione in ambito ORL? Allora, è vero, c'è stato un avvicinamento forte dei giovani alla nostra associazione. E questo ci inorgoglisce perché in effetti anche per via di alcune norme legislative molti giovani, terminata la specializzazione, non avendo altri sbocchi professionali, cercano uno sbocco lavorativo nell'ambito della libera professione, ed è proprio per questo che noi vogliamo creare dei corsi autenticamente formativi, ed è il nostro compito, perché vogliamo dare autentiche competenze che si aggiungono ai titoli della laurea di specializzazione, affinché quando dovranno entrare nel mondo del lavoro abbiano realmente un qualcosa di più che non sia solo il titolo della specializzazione. E fra queste tre associazioni effettivamente da un punto di osservazione esterno voi siete la più attiva, sembra, no? Diciamo che ultimamente i numeri ci danno ragione, abbiamo fatto delle scelte alternative, da 2 anni facciamo un premio in cui di fatto i premiati vengono selezionati tra i concorrenti stessi e quindi non dall'alto. Abbiamo preferito le competenze nella scelta delle nostre tavole rotonde e altro, cerchiamo di dare spazio anche a chi normalmente potrebbe non averlo, e questo forse è stato gradito dagli specialisti a Torino. Dal punto di vista professionale, che cosa vi manca? Dal punto di vista associazionistico eventualmente, e quali sono le prossime sfide su cui diciamo vi impegnerete? Così, c'è una cosa che, diciamo la verità, la SIO è nata come fusione tra due società, quella ospedaliera e quella universitaria, alla quale poi si è aggiunta come società affiliata la IOLP dei libero professionisti.
E per la verità nelle tematiche trattate nei congressi eccetera si dà una estrema prevalenza alle problematiche chirurgiche che interessano prevalentemente gli ospedalieri o magari gli universitari e di meno quello che interessa chi debba fare una libera professione, quindi questa è una carenza e noi vorremmo colmare questa carenza attraverso appunto varie modalità di formazione. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a lei.